Amici viaggiatori, quest'oggi vi porto in un nuovo stato europeo da sbloccare nella mappa. Benvenuti in Polonia. Buongiorno ragazzi, nuova avventura insieme, siamo con mamma e Gabri. È un sacco di tempo che non andavamo via tutti insieme. Quest'oggi per la prima volta siamo in Polonia, a Cracovia, dopo tantissimo tempo che volevo venirci. Da grande fan dell'Est Europa non vedevo l'ora di visitare questo stato, ed eccoci qua. Questo qui alle nostre spalle è il castello di Wawelu, il castello di Cracovia. Appena arrivati in città, attraversando il fiume, vi troverete al cospetto del castello di Wawel, sull'omonima collina. È un luogo simbolico con grande significato per i polacchi. Il castello fu utilizzato come residenza reale. All'interno del castello si trova il tesoro della corona, le armerie e il museo. Al di sotto, invece, troviamo la Grotta del Drago, con la quale è connessa una delle più famose leggende polacche. Ma facciamo che la leggenda ve la racconta dopo e andiamo in centro. Proseguendo per il centro arriviamo nella città vecchia, Stare Maisto, e la sua piazza principale, Rynek Lowni, davvero bellissima in stile medievale. Ma ora andiamo a mangiare uno dei prodotti tipici della Polonia, i pierogi. Ristorantino davvero buono, sì, giusto un sacco, abbiamo provato un po' tutto. Pensare che i polacchi si mangiavano sia la zuppa sia i pierogi. Ora abbiamo fatto i grassi. Ma guarda, mi è rimasta la crema. Prova a mettersela in qualche modo. Passeggiando per il centro provate uno di questi craft spaziali, con qualsiasi cosa all'interno. L'ottava meraviglia del mondo, altro che Petra. Il centro comunque è pienissimo di negozietti e ristoranti. Ma ora andiamo al nostro alloggio, a 5 minuti dalla piazza, pagato 10 euro a notte. Fantastico. La città la sera è ancora più bella, quindi dopo un riposino riusciamo. Da un po' quelle vibrazioni tipo Praga. Nella piazza troviamo la Basilica di Santa Maria, la torre del municipio e il vecchio Palazzo dei Tessuti. Ma che bello è passeggiare per Cracovia. Comunque veramente posti bellissimi, ricordo sotto Praga. Adesso stiamo andando verso il ghetto ebraico. Wow, sono dei ponti. Ma sono tornati a Budapest. La sera a Cracovia è davvero super dolce e caratteristica. Abbiamo passato un sacco di tempo a cercare il ghetto ebraico. E dopo aver sbagliato strada innumerevoli volte, finalmente l'abbiamo trovato. Qui siamo nella parte del ghetto ebraico. Queste qui sono le insegne originali dei negozi ebraici che c'erano a tempo. Questi sono diventati pop. Anche musica. Cracovia è davvero una splendida città che di notte si illumina di un fascino particolare. Il centro storico brullica di locali, pub e discoteche. E la cena ovviamente ce la facciamo in un ristorante sotterraneo. Ragazzi, adesso siamo venuti a mangiare qua dallo Spodakop. Siamo solo noi in tutta l'estate, perché l'abbiamo riservato solo per noi, per festeggiare i 2 milioni di iscritti. Che fretta. Davvero, Gabri ha preso il bassetto come i miei. Fallo vedere bene. Grazie. Il cibo polacco è davvero buonissimo e super economico. Allora, vi è piaciuta la cenetta? Buonissima. Ho speso 30 euro. Questo nostro primo giorno finisce qui. Vi auguriamo una buona notte. Ci vediamo domani che andiamo a vedere le miniere. Non mi ricordo assolutamente il nome. Buonanotte. Ciao. Patatini, buongiorno, ci siamo appena svegliati. Quest'oggi andiamo alle miniere di Wieliza. E cominciamo la nostra mattina polacca in direzione Wieliza, dove stanno le miniere. Quest'oggi è una giornata un po' piovente, piovosa, però non c'è problema. Siamo stati in Finlandia con la neve. Tra le più famose attrazioni della Polonia sicuramente ci sono le miniere di Wieliza. Tranquilli che è abbastanza semplice arrivarci, basta prendere un autobus e ci vogliono circa 20 minuti. Allora, abbiamo fatto i biglietti, dobbiamo aspettare un'oretta, facciamo tutto in inglese, perché tanto va bene, siamo internazionali qua. Qui c'è Papa Wieliza. E niente, poi ci aspetta il nostro tour, un'altra miniera per 3 ore. Intanto ci vediamo un po' questa città, di cui non ricordo assolutamente il nome. Finalmente entrato.
entrati nel mini di sale, adesso stiamo aspettando di scendere. Andiamo in esplorazione. Appena arrivati dovrete scendere di tantissimi piani, a meno 150 metri. La miniera raggiunge una profondità di 327 metri e presenta gallerie e cunicoli per un'estensione totale di 287 km. Pensate che dai turisti è visitabile solo l'1% di essa. La miniera è stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XVIII secolo fino al 1996. È una delle più antiche miniere del mondo. Nella visita vedete statue di figure storiche e religiose, tutte scolpite dai minatori direttamente nel sale. La miniera presenta anche sale decorate, cappelle e laghi sotterranei. È davvero una visita suggestiva che non vedete in nessun altro posto. Questa è una chiesa pazzesca, sottoterra, tutta interamente fatta di sale. Ora ci hanno abbandonato da soli. Possiamo perderci e stare qui per sempre a vivere e fare video solo da qui. Se volete anche enjoy your life, potete anche venire a mangiare al ristorante sotto la miniera. Beh, direi che il ristorante a meno 150 metri è d'obbligo, costa anche poco. Pensate che è pure complesso di tornare su dopo aver finito la visita, per farvi capire la grandezza di questo posto. Niente la luce. Comunque siamo usciti e c'è il cielo azzurrissimo, prima pioveva e adesso c'è un cielo pazzesco. Bellissime le miniere di sale, adesso torniamo a Cracovia. E praticamente in questo viaggio siamo sempre costantemente a mangiare porcherie. Abbiamo preso il kowacz, chiesto come si chiama, si chiama così. Cracovia è bellissima, ma un'altra delle cose positive è che costa tutto veramente pochissimo. Vi troverete a mangiare porcate di continuo. Ora approfittiamo della passeggiata mentre si fa buio per raccontarvi la storia del drago di Cracovia. Secondo la leggenda, il drago terrorizzava gli abitanti del villaggio, costretti a procurargli per pasto il loro bestiame. Secondo altre versioni, invece, divorava solo vergini. Nessun prode cavaliere riuscì mai a batterlo. A compiere l'impresa, invece, fu un umile calzolaio di nome Scuba. Egli gli diede in pasto una pecora che riempì di zolfo. Dopo un grande mal di stomaco, il drago esplose. Che figata. In prima cena non si può non mangiare i pierogi. Oh, pierogi come stile lì. Un'altra cosa buonissima dell'est Europa sono le sarmale, davvero spaziali. Un'altra cosa tipica è il liquore alla ciliegia, ho preso quello caldo, costava 4 euro. Ragazzi, anche questa giornata pazzesca di Cracovia finisce qui, ci vediamo domani mattina con l'ultima giornata, andiamo a vedere se è un'altra cosa super interessante, e fate i bravi e buonanotte. Ragazzi, buongiorno, ultimo giorno, ultime ore qui a Cracovia, in realtà abbiamo tutto un giorno. Oggi andiamo in esplorazione a vedere cose nuove e adesso vediamo, ora andiamo a fare colazione, c'è Gabri un po' zoppo, poverino. Thank you.
Ma che bella è la mattinata a Cracovia. Per colazione volevamo andare a mangiare al bar di Harry Potter, ma l'abbiamo trovato chiuso, non so perché. Beh, abbiamo provato a entrare ma non siamo riusciti, la porta era chiusa. Sono usciti di cima e mi hanno detto qualcosa in polacco, quindi... Alla fine siamo finiti nel bar più costoso di Cracovia, probabilmente. Ma prendiamo l'autobus e andiamo in un altro quartiere. Adesso, raga, andiamo nella fabbrica di Schindler, Schindler List, dove è anche girato il film. Siamo in questa zona super, super sovietica. Super, super dell'est. La fabbrica di Schindler è conosciuta mondialmente grazie al film Schindler's List. È una parte fondamentale della storia del paese. Oskar Schindler è iscritto al partito nazista per ottenere dei vantaggi economici. Durante l'invasione della Polonia, Schindler acquistò una fabbrica di pentole. Poiché la manodopera tedesca era troppo costosa, decise di selezionare i suoi operai fra gli ebrei, che si trovavano nel campo di concentramento di Plaszów. Venuto a conoscenza delle atrocità e delle torture inflitte dai tedeschi agli ebrei, egli iniziò a prendere coscienza della situazione, mantenendo i suoi lavoratori lontano dal campo di concentramento, dandogli rifugio nella fabbrica. Così facendo, salvò più di 1200 persone. Museo interattivo davvero molto interessante e molto carino, costava anche poco, quindi se siete qua una visita la merita sicuramente. Siete qua, se anche voi come me non avete tempo di andare ad Auschwitz. Ma basta tristezza e andiamo a mangiare qualcos'altro di tipico. Ora siamo venuti a mangiare nella piazza degli Zia Piekanki, che sono praticamente un altro dei cibi tipici qua di Cracovia, finalmente. Direi è uno dei più buoni. Finalmente mangiamo questo pastraccio qua. In pratica questa piazza nel quartiere ebraico è la piazza dello Zapichanchia. È questo il nome? Sì, se passate di qua e volete spendere poco, assolutamente consigliato. Poi io amo mangiare il cibo to go, seduto per terra, come i barboni, come dicevamo. Bellissimo. Cosa ti mancherà di più di questo posto? Questo posto. Anche durante il giorno Cracovia è una città bellissima, con tantissime cose da fare, piena di vita. Godetevela passeggiando un po' per i quartieri, dal centro alle viette al parco. Ragazzi, questa avventura pazzissima insieme a Cracovia è finita qui, spero vi sia piaciuta, sicuramente torneremo in Polonia anche a vedere le altre città perché mi è veramente piaciuto un sacco, non me l'aspettavo così. Vi salutano anche mamma e Gabri che sono davanti e ci vediamo prestissimo, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi. Ci vediamo prestissimo. Ti bravo.